Ti ho mai detto la definizione di divertimento? Chi si ricorda Road Rush? Gioco del 1991 in cui interpretavi un motociclista impegnato in gare clandestine dove potevi menare gli altri concorrenti. Ecco, Road Redemption è il seguito spirituale e, se mi permettete, mille volte più divertente. Appena inizierete la campagna, capirete che prendere a sprangate sui denti qualcuno è moralmente sbagliato. E non ve ne fregherà un cazzo! Mamma, sono un ribelle! Volendo si possono anche tirare calci per spedire la gente fuori strada, ma perché farlo quando puoi usare una mazza chiodata per sfondargli le gengive? Solo provandolo potreste capire il divertimento che si prova nel vedere gente che si schianta contro le auto del traffico a 200 km orari mentre cercate di arrivare primi schivando esplosioni. E la Madonna, e che? Dopo ogni gara potrete accedere al negozio in cui comprare potenziamenti. Bonus per aumentare la vita, il turbo, il rasoi, hot dog. Sai, no? Le solite cose normalissime. Ed è tutto più o meno così. Ma quando pensi di aver capito le meccaniche, il gioco ti tira uno schiaffo e cambia le regole. Alla terza gara mi sono ritrovato davanti a questo. In questi anni c'è stato un attacco mediatico verso Michael Bay e i suoi film, considerati troppo tamarri e senza un vero scopo se non quello di far vedere esplosioni e sparatorie. Ora ho finalmente capito il perché. Santa Maria Capovetere, è divertente! Schivare carcasse di auto che ti schivare carcasse di auto che ti piombano addosso è spettacolarmente folle. Il livello dopo invece era tutto ambientato sui tetti dei palazzi, cambiando ancora le regole. E tra l'altro sto diventando sempre più bravo. Ecco, una cosa che potrebbe far storcere il naso è il fatto che la componente arcade è molto pesante. Quando finisci le vite, infatti, ti tocca ricominciare tutto da capo. Però puoi metterti punti abilità, che ormai a sti poveri programmatori tocca mettere la componente GDR pure nei giochi dove non serve, altrimenti chi lo compra piange. Comunque, ricominciare da capo non è poi così grave, perché le gare sono randomiche. A me, ricominciando, per esempio, è capitata la missione dove dovevo alzare il mio livello di polizia. Eh sì, perché fino adesso ho fatto il bravo e... Ed un gioco così violento e così esplosivo deve avere una colonna sonora con i controcoglioni. Spacchiamo tutto! E non ho ancora parlato delle armi. Ce ne sono di tutti i tipi: spranghe, badili, manganelli, martelli, pistole, mitra e pure bombe. Tiè, portatela a casa! Oh! È tornato da me. Che carino. E per mettere la ciliegina sulla torta, essendo un accesso anticipato, il tutto è condito da numerosi bugs. Si passa dal bloccarsi per qualche secondo, al vomitare armi quando si è morti, fino ad arrivare... ho già detto che questo gioco è divertente? E sapete cosa hanno fatto per Halloween? Hanno trasformato il personaggio in Ghost Rider. Boh, se non è figo questo, io sono Paris Hilton.